Siamo alla conclusione della campagna elettorale. Domenica si vota. Una campagna elettorale intensa per i candidati sindaco, con 11 confronti elettorali impostati sulle varie tematiche riguardanti l'amministrazione di Faenza. L'11esimo si terrà nella giornata di oggi. Sanità, lavoro e sviluppo, tre dei più importanti temi affrontati nei diversi dibattiti e al centro del programma elettorale della coalizione a sostegno di Giovanni Malpezzi. Beh, una campagna impegnativa per i tanti confronti che sono stati realizzati congiuntamente tutti e 9 i candidati. Oggi avremo l'11esimo confronto e penso che modo per conoscerci ci sia stato, anche se in realtà queste occasioni sono sempre state molto compresse per dare in par condicio a tutti e 9 le stesse possibilità di intervento e quindi poter esprimere in 4-5 minuti la propria visione su tematiche di ampio respiro non è sempre stato agevole. Io credo che comunque la gente abbia avuto la possibilità di capire le varie proposte politiche in campo, che abbia avuto la possibilità di capire il diverso valore delle persone che si propongono per governare la città. Domenica si vota, la parola ai cittadini. Io confido in una ampia partecipazione al voto, che vada a ribaltare quel brutto dato di novembre dove soltanto 4 faentini su 10 andarono a votare. Uno dei temi più importanti è stato toccato anche con l'incontro con la Boschi, la sanità, o meglio la riorganizzazione del sistema sanitario come apripista per la riorganizzazione delle istituzioni. Sì, io sono assolutamente convinto che il nostro ospedale, la sanità del nostro territorio non possa avere una prospettiva se non all'interno di una rete che la consolidi, che dia l'opportunità al nostro territorio di avere anche delle eccellenze e di utilizzare con pari grado le opportunità degli altri presidi. Occorre fare una grande opera di riorganizzazione delle nostre strutture e la determinazione dei sindaci della Romagna di mettersi insieme, di creare un'unica struttura che da un lato riduca le sovrapposizioni degli uffici amministrativi e dall'altro generi delle risorse, delle opportunità per offrire ai romagnoli quelle prestazioni di alto livello che oggi invece devono richiedere a Bologna, a Modena e Milano, penso davvero che sia stata la grande sfida e il grande impegno che dovrà essere anche perseguito dal nuovo sindaco nei prossimi 5 anni. Ecco, la prossima amministrazione comunale sarà la seconda consecutiva in tempo di crisi, lavoro e crisi economica. Come fare? Qual è la ricetta? Ecco, io spero che la prossima amministrazione comunale sia non la seconda, il secondo quinquennio di crisi. Vorrei sperare che da qui si aprano opportunità di ripartenza, di sviluppo per il nostro territorio. Il lavoro è assolutamente basilare, è il primo dei 3 capisaldi del mio programma di mandato. Su questo abbiamo delle azioni in campo. Alcuni sono già in itinere per accendere la miccia dello sviluppo, perché l'amministrazione comunale deve far questo, non deve gestire lo sviluppo, lo deve promuovere. Abbiamo azioni di incentivazione fiscale, abbiamo azioni di incentivazione delle trasformazioni edilizie urbanistiche per attrarre nuove aziende o per consentire a quelle esistenti di ampliarsi. Quindi ci sono opportunità importanti che si affiancano poi a quegli altri strumenti di servizio che un ente locale può mettere in campo, vedi la formazione e la ricerca. Faenza ha un polo importantissimo per la ricerca. Stiamo sviluppando all'interno dell'incubatore dei Salesiani una struttura che si chiama preincubatore di impresa, un servizio che offriamo al territorio perché coloro che hanno delle iniziative imprenditoriali di carattere produttivo o di carattere intellettuale abbiano in quel contenitore il luogo in cui può essere coltivato nella fase iniziale questo progetto.